Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi mi sembrava molto carino, visto che a breve mi trasferirò a Bologna per seguire la mia carriera universitaria, andarvi a raccontare un po' quelli che sono i miei ricordi dell'infanzia a tema Pokémon vissuti nel mio paese. Più che nel mio paese sarebbe più giusto dire nel mio residence, perché da piccolo non è che fossi molto socievole. In ogni caso volevo iniziare il video con questo reticolato di strada e quello che vedete qua sotto oltre la ringhiera, che è il vialetto dove ho iniziato ad approcciarmi a questo mondo, in particolare a quello videoludico. Sì, perché ai tempi, e sto parlando del 2005 più o meno, conoscevo un ragazzo, un bambino in realtà, che era il mio migliore amico all'epoca, poi si è trasferito, che possedeva il Game Boy e una cartuccia di Pokémon Rubino. Non avendo io ancora un videogioco Pokémon, la mia tappa fissa ovviamente era a casa sua e lì ci ammazzavamo di giocate. Tant'è che in una di queste case, che vedete qua dietro, battei quella che fu la mia prima Lega Pokémon in una maniera particolarmente curiosa. Ai tempi andavamo alle scuole elementari, in due scuole diverse, dopo aver fatto l'asilo assieme, in cui rispondevamo agli appelli gridando il nome dei Pokémon. Ed io ero andato a trovarlo a casa sua, scoprendo però che lui era ancora a scuola. Allora sua madre, con cui eravamo in confidenza, mi fece entrare in casa e mi disse: tieni, se vuoi gioca al Game Boy. Giochiamo a sto Game Boy. Inizio a giocare al Game Boy e mi ritrovo la Lega. E lì mi ricordo ancora il team, che era composto da Sceptile, Swellove e Groudon. Basta, finito. Sconfissi la mia prima Lega con una grande nonchalance. Questo mio amico tornò a casa, si trovò la Lega sconfitta e si prese male, perché giustamente la voleva battere lui sta cavolo di Lega. Invece già ai tempi ero un fenomeno in queste cose. Ci spostiamo di nuovo all'interno del vialetto e spostiamo l'inquadratura. Prima ero lì, adesso sono qui, per raccontarvi altre due storie particolari riguardo la mia infanzia Pokémon. La prima riguarda il primo Pokémon leggendario che io abbia mai catturato, che è stato catturato letteralmente qui, in questo prato verde che vedete qua. In questo prato verde catturai il primo leggendario, che fu un Zapdos, ma lo catturai in una maniera drammatica, diciamo, ecco. Era Pokémon rosso fuoco, per intenderci. Ero su questo pratone e lanciavo Ultra Bola Iosa contro questo Zapdos. A una certa fa un giro, due giri, tre giri, dopo 50 ultra ball lo prendo. Ma da bravo bambino di tipo 8-9 anni qual ero, ho cominciato a correre come un pazzo per l'intero prato, gridando, penso fossero le 8 di sera, che avevo preso un Pokémon leggendario. L'euforia era tale, pensate un po', che ho preso il Game Boy Advance in quel caso e l'ho lanciato in aria, facendogli fare un volo di circa 10 metri, cioè tipo che penso che sia arrivato altezza ringhiera qua. Prende, va in alto il Game Boy, io lo guardo e si fracassa al suolo. Il Game Boy miracolosamente, nonostante tutto, funzionava ancora, ma la cartuccia, signori, si era fottuta completamente e mi ero perso il mio leggendario. Questo è stato il primo grande approccio con le catture Pokémon. La seconda storia che vi voglio raccontare, oltre a mio fratello che in quella zona di vialetto distrugge e letteralmente spacca a metà il 3DS, è quella che riguarda una mia convinzione astrale che avevo e che ho avuto fino circa alla quarta elementare, quindi fate fino ai 9-10 anni. Io ero fermamente convinto, infatti, che Magmortar fosse un Pokémon leggendario e che Electivire non lo fosse. Ci troviamo letteralmente là 10 anni fa, in quello spiazzo rosso, che era uno spiazzo in cui ci ritrovavamo ogni tanto per giocare a nascondino, per le corse in bici, insomma, una zona importante per noi. A quel tempo c'erano le carte Pokémon e c'erano le espansioni di Diamante e Perla, che nel frattempo stavano uscendo. Io avevo trovato un Electivire e questo mio migliore amico, sempre quello della Lega Pokémon, aveva trovato Magmortar. E questo mio migliore amico mi convinse per una cosa come 2 o 3 anni che Magmortar fosse un Pokémon leggendario e che Electivire non lo fosse, solo per credersi ai miei occhi più importante di me. Ovviamente non c'è nessun rancore verso questa persona, che se anzi vede questo video, saluto, ciao Edo, si chiamava Edoardo questo mio amico. Ma mi convinse con una scemenza, cioè mi disse sostanzialmente che Magmortar e Electivire avevano parlato tra di loro e che dovevano decidere se diventare leggendario o no, che avevano litigato, Magmortar voleva diventare leggendario, Electivire no, Magmortar quindi era diventato leggendario e Electivire no. Cioè è una stronzata, siamo d'accordo che è una stronzata. Però agli occhi di un bambino di 7 anni era molto credibile. Sì, non ero particolarmente sveglio neanche all'epoca. Ma questo aspetto ci permette un collegamento con un altro aspetto del brand che abbiamo citato, ossia il gioco di carte collezionabili, ma per parlarne ci sposteremo in un altro luogo. Ci troviamo adesso in salotto, che è un altro dei luoghi fulcro della mia esistenza come giocatore di Pokémon. Qua dentro ho iniziato a coltivare i 3 grandi rami del brand Pokémon a cui poi mi sono interessato nel corso della mia vita. Lì vedete la televisione, che non è ovviamente la televisione che avevo nel 2005, perché nel 2005 avevo una televisione di quelle vecchie
vecchie che non so come si chiamino, ma vi metterò un'immagine in sovrimpressione, in cui guardai per la prima volta il primo episodio dell'anime Pokémon che io ricordi. Ma ovviamente qui non solo l'anime Pokémon ha visto la sua fioritura all'interno della mia persona. Difatti a Natale, di fianco alla televisione, in quello spazio che ora vedete vuoto, piazziamo l'albero di Natale, e nel Natale tra il 2005 e il 2006 ottenni il mio primo gioco Pokémon personale. In realtà ne ottenni ben due, perché erano sia Verde Foglia che Rosso Fuoco. I miei non erano molto esperti in Pokémon e quindi non sapevano che erano più o meno lo stesso gioco, però non mi ponevo tante domande all'epoca. Primo gioco Pokémon che concluse la sua esistenza dopo il primo giorno sboccando, cioè io sboccai dopo aver giocato per tipo 7 ore sul tavolo su cui sto registrando adesso, che adesso proverò a farvi vedere in qualche modo. Ecco, su questo tavolo di cristallo, quindi potete immaginare la sofferenza dei miei. Ma dopo aver ripercorso alcune tappe di anime e videogioco, c'è un altro importantissimo ramo del brand Pokémon che ho iniziato e con il quale ho esordito in questo salotto e che sono orgoglioso di mostrarvi: il gioco di carte collezionabili. Ma non si può parlare del gioco di carte collezionabili senza farvi vedere la mia collezione di carte dell'infanzia, che è su quel tappeto. Quindi adesso ci spostiamo e andiamo proprio lì ad andare a sfogliare un po' di carte che per me hanno rappresentato qualcosa di importante a livello di crescita all'interno della mia infanzia, in particolare nell'istituto scolastico elementare. Bene, eccoci qua, ci troviamo sul tappeto del salotto, questa qua dietro è la televisione, quello che sta scendendo dalle scale è il cane, e siamo qui per andare a vedere le carte Pokémon di cui vi parlavo precedentemente. Ora, devo fare una piccola precisazione ovviamente, perché io non ero un semplice collezionatore di carte, bensì giocavo anche in un certo modo al competitivo, in un certo modo perché da piccoli non si era molto capaci, ma diciamo che ero molto interessato alla cosa. E infatti qui potete vedere vari mazzi di carte energia che mettevo da parte perché mi servivano per creare i mazzi da gioco. E questo penso che sia un mazzo che ho acquistato, ma io questi mazzi li acquistavo tendenzialmente perché volevo andare a ottenere carte forti da inserire in mazzi creati da me. Ora io non so se riesco a trovare dei mazzi che ho creato io, tra l'altro in questa bellissima steelbox che è delle espansioni di terza generazione che ho adorato e che non so nemmeno quando ho acquistato. Ma poi signori, ovviamente c'è tutto l'arsenale del gameplay tecnico, quindi i segnalini, le monete, insomma ero uno che stava particolarmente attento a questo aspetto del trading card game. Guardate quanti regolamenti che avevo da parte, questi sono tutti campi da gioco e regolamenti, pensate un po'. Questo campo, che tra l'altro è tenuto molto bene, era tenuto molto bene. E finalmente ragazzi si arriva alla parte delle carte interessanti, perché io avevo da parte ovviamente anche gli album per tenere le carte, solo che c'era un piccolo misunderstanding tra me e il gioco effettivo, perché io, come penso molti, ero convinto che la carta forte si valutasse in base ai PS, un po' come quando valuti un Pokémon forte per il livello di cazzutaggine. Insomma, avevo da parte album devastati, tipo questo di Typhlosion che ha dentro letteralmente 10 carte in tutto, con questo skip room a caso. Ma poi avevo anche album veramente interessanti come questo qua, in cui abbiamo questo Wilder dal 200 che penso di aver ottenuto scambiando 12 di Alga EX, quindi potete un po' immaginare il disastro che ho compiuto da piccolo, però io ero contento così. Tante belle carte potenti, ma purtroppo ragazzi c'è una carta a cui sono particolarmente legato e che non riesco più a trovare e spero di trovare un giorno. Dovessi ritrovarla poi in seguito ve la metterò in sovrimpressione o comunque cercherò di mettervi un'immagine. Era comunque la carta di un Empoleon che avevo perso a un certo punto della mia carriera scolastica livello elementare, e della quale scomparsa avevo incolpato un povero ragazzo di un anno più grande di me, che aveva un po' la fama di ladruncolo, comunque di ragazzo un po' birbantello. Salvo poi però ovviamente ritrovare la carta 2 anni dopo in mezzo alle mie, quindi avevo incolpato insieme a un mio amico un povero ragazzo che non aveva fatto niente. Non fraintendete, non ero un bullo, anzi ero proprio l'opposto, l'avevo incolpato interiormente, poi non gli avevo detto niente, siccome era più grande l'ho lasciato fare, cioè questo era il mio livello. E purtroppo ho smesso con il gioco di carte collezionabili quando ho scoperto che i soldi hanno un valore, e quando è arrivata la sesta gen e mi sono scostato dall'ambito Pokémon, perdendo molti di quegli aspetti tra cui l'anime e il gioco di carte collezionabili che avevo sempre seguito, e recuperando in seguito solo la parte videoludica di Pokémon. E poi ovviamente ragazzi, ma questa cosa qua ve la devo far vedere di persona, che è competitive, ma le carte scarse le tenevo. Abbiamo reperti archeologici di alto livello come questo Nidoran devastato, ma se mi impegno un attimo, e adesso mi impegno un attimo, vi troverò anche delle carte di livello veramente alto. Questa telecamera è tutta
storta dall'inizio alla fine. No, volevo trovare, ragazzi, le primissime, ma proprio primissime carte che ottenni, che erano carte delle primissime espansioni che mi portò la mia babysitter, con cui tra l'altro giocavo competitive in questa stanza e ci randellavamo di botte con le carte Pokémon. Carte rilevanti come questo Magikarp, ad esempio, che io non ottenni mai in bustina, non ho mai avuto il piacere, ma solo rilegate in mazzi dall'entità e dalla provenienza alquanto sconosciuta. C'è però, ragazzi, un ultimo luogo e un'ultima mia, diciamo, particolarità dell'infanzia Pokémon che è necessario che voi sappiate, perché penso che sia una cosa, boh, assurda. Quindi ci spostiamo fuori da quella finestra che vedete lì, andando nel gazebo di casa mia, perché lì vi farò vedere delle cose molto ma molto particolari. Dunque ci troviamo in questo gazebo che ha rappresentato un luogo di incontri con i miei amici per giocare a ADS, per farvi vedere una cosa molto ma molto particolare. Perché io, ragazzi, ero un hardcore player di quelli veri. Io che ero un vero hardcore player non mi accontentavo di videogiocare, di guardare gli anime o di queste cose stupide, ma ragazzi, pensate un po', giocavo in real life. Comunque, tornando a noi, l'oggetto in questione è una scatola che era dietro le quinte prima e che è questa. Sì, l'ho messa così io, con le figurine dei calciatori Panini. Mi piaceva tanto Gattuso come giocatore e sì, collezionavo anche le carte Panini oltre a quelle di Dragon Ball e di Gormiti. Ma comunque, signori, tornando a noi, io che giocavo in real life avevo le maschere create da me dei Pokémon. Queste che davamo agli amici, c'era il gioco, no? Che uno faceva l'allenatore, l'altro faceva il Pokémon, eravamo in quattro, quindi c'erano due allenatori e due Pokémon che semmenavano in mezzo al prato che avete visto nel video precedente, cioè non nel video precedente, nello spezzone precedente di questo video. C'è questo Oshawott e queste qua, ragazzi, che fabbricavo io, quindi sono proprio made in creepy, sono le migliori perché poi abbiamo qualcosa di molto più rudimentale come questo, che era un Charmander e che purtroppo ha fatto una fine decisamente orribile. Oltre a questo coso qua, che saprete voi dirmi che cazzo è nei commenti. Comunque penso sia uno Squirtle, però. Avevo poi questo fetish per il cartone, evidentemente, perché creavo anche queste sorta di marionette fatte a cartoncino con il palo sopra, per fare tipo i teatrini e fare questi spettacolini. Insomma, era un po' un fuori di testa. Carte Pokémon di cartone, questa è la sezione cartone della mia vita, ma non cartone animato, no, proprio cartone cartone. Vedete come sono particolare. Questa penso sia una carta di Lucario mai finita, non l'ho mai finita. Tra l'altro, Dio, ho notato adesso una cosa, guardate il retro. Cioè, poi parliamo delle carte fake degli spagnoli, ma qua siamo di livello altissimo. Questo Piplup è davvero fierissimo, è di una fierezza allucinante, mi piace tantissimo. E poi i soliti disegni che si facevano alle elementari, potrete notare benissimo la differenza tra i miei disegni, che erano discutibili, e quelli di una compagna di classe che decise di regalarmeli e di ritagliarmeli appositamente, che erano meglio sicuramente. Per farvi capire, non funzionano più, non funzionano più. Questa era la parte più trash della mia infanzia a tema Pokémon, che credo sia riassumibile in queste piccole cose che vi ho fatto vedere adesso. E ci mancavi, vero? Che ci avviamo al nostro luogo di interesse, oltre a scusarmi la prima persona e la diminuita qualità di audio a causa del passaggio dal microfono del PC a quello del telefono, vi mostro questo reperto archeologico che ho trovato in casa prima di uscire, che sono le Lamincards, che penso si ottenessero nelle merendine o comunque erano, insomma, in promozione con qualche tipo di snack, che sono appunto Lamincards. Ne avrò una quarantina. Questo è un Whippibel, ma ce ne sono tante altre, come potete vedere. Ora non ve le faccio vedere perché sono in giro. Mi è finito l'insetto nel naso, che schifo. Oltre quegli alberi lì, oltre l'albero che vedete là in fondo, oltre quell'albero, oltre quelle case, c'era questo Lex di Meglio, che poi è diventato un Sigma, che vendeva per l'appunto degli snack che all'interno contenevano queste carte. Direi che ci possiamo dirigere al luogo che vi citavo precedentemente. Siamo dunque arrivati nel luogo che per l'appunto vi citavo prima, un altro luogo particolarmente interessante di importanza per la mia infanzia Pokémon, che è la stazione. Sì, la stazione. Qua vedete il bar, adesso usciamo subito perché non c'è niente di interessante in questa stazione. Questa stazione ha una storia particolare perché all'interno del bar che avete appena visto c'era la possibilità di comprare delle action figures a tema Pokémon. Action figures che non erano cinesi, erano proprio aliene, non avevano senso di esistere, erano fatti con materiali di scarto, non so come fossero fatte, erano orribili. Però da piccoli io e questo mio migliore amico, sempre quello della Lega Pokémon, ci ritrovavamo in questo luogo, e in questo luogo sostanzialmente ci si ritrovava e si acquistavano queste action
action figures al prezzo di un euro. Ricordo nitidamente ad esempio un Nidoking e un Scyther che ha perso entrambe le braccia, perché ovviamente queste action figures le maltrattavamo, perché ce le lanciavamo contro per fare gli attacchi. Direi che però adesso ci possiamo muovere, possiamo andare verso l'ultimo luogo, che è un luogo che rappresenta la mia infanzia, ma che ha anche dei forti legami con il canale, e che è anche il luogo in cui andremo a concludere questo nostro giro nel passato, nel paese, nel presente, nel futuro del canale e tutto sommato anche direi della mia persona. Sì, perché alla fine è un po' qui che nasce tutto, è un po' qui che la notte prima di dormire sognavo ad occhi aperti varie avventure Pokémon, in particolare ne ricordo due. In uno sognavo sempre ad occhi aperti di trovare un Trico in un bosco che sta più o meno a 100 metri da casa mia. Nell'altro invece sognavo di diventare un Grimmer, di spaventare mia madre e di tranquillizzarla poi dicendole che ero io, suo figlio, tramutato in Pokémon. Era proprio in questa stanza che tantissimi ragazzi, non solo io, sognavano un mondo come quello dei Pokémon che poi usciti non hanno più trovato. In questo mondo, in questa società fatta tanto di materialismi, a volte si rischia di perdere la propria infanzia e si rischiano di perdere i propri ricordi. Ed è un tema sul quale sinceramente ho sofferto molto nell'arco della mia formazione. E quindi trovo che sia giusto, quando chiudi un percorso della tua vita, andare a riprendere un attimo quelli che sono i momenti più belli o i momenti che hanno caratterizzato un tuo determinato percorso. Perché sì, ormai lo saprete, ma io mi trasferirò, andrò a vivere a Bologna e questa camera qua non sarà più il centro del canale, neanche tanto della mia persona, e questo mi porterà lontano da questa casa e dai ricordi che porta. Non solo, ma aprirà anche una nuova svolta del canale. Ci saranno molti cambiamenti e ve li specificherò più avanti. Vi assicuro che saranno cambiamenti in meglio e non abbandonerò il brand Pokémon, né tantomeno inizierò a fare video su altri tipi di giochi. Il cambiamento sta più nella forma che nel contenuto strettamente inteso. E questo video in cui vado a riprendere i ricordi della mia infanzia che mi hanno portato alla fine della mia infanzia, all'inizio dell'adolescenza, ad aprire un canale YouTube, non poteva che finire in questa cameretta. Perché questo luogo non solo è stato l'inizio della mia formazione come giocatore Pokémon, ma è stato dove in realtà sono nato, dove sono nato io come creepy, come YouTuber. E io non sono nato seduto su una scrivania con una sedia da gaming, ma sono nato sul pavimento che c'è sotto di me con un iPad. E questa camera ha visto veramente il progresso della mia persona in 4 anni su YouTube, l'ha visto fisicamente, vedendo nuove attrezzature, sempre nuove video, sempre qualità aumentata e sempre nuove cose che vi approdavano. E quindi nulla, concludo qua questo video e questo mio spezzone di vita, questo mio frammento di vita dai 0 ai 18 anni sostanzialmente, nonché questa stagione del canale YouTube che si chiude dopo 4 anni e che ripartirà in un altro luogo con altri modi di fare, e però poi ve li specificherò meglio più avanti. È arrivata a quella parte in cui devo concludere un video abbastanza sentimentale e non so come fare. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Io vi informo che da ottobre inizierà questa nuova stagione del canale, mi piace chiamarla così, perché ci saranno dei cambiamenti di luoghi e ci saranno tanti cambiamenti in generale, ma poi ve ne andrò a parlare meglio in un futuro video. Detto ciò, ovviamente passate dai social, che sono importantissimi per seguire questi cambiamenti passo per passo, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!